Allora, oggi dobbiamo fare un po' di esercizi. Per prima cosa, la prima ora facciamo cose un pochetto più, diciamo, a metà del primo esercizio, cioè un po' di risolviamo un po' di pendenze che sono rimaste. Allora, la prima cosa che vogliamo vedere, a me pare che diciamo, vi avete già dimostrato che Q è numerabile. Q è numerabile significa che Q può essere messo in corrispondenza biunivoca con N. Quindi quando si passa da N a Q, effettivamente l'insieme aumenta come insieme, come punti, ma come cardinalità è la stessa cosa, cioè i due insiemi possono essere messi in corrispondenza biunivoca. Allora, se vi ricordate, per esempio, un esempio di corrispondenza univoca tra Q intersecato 0,1 ed N. Allora, se vi ricordate, io posso disporre qua dimostriamo semplicemente solo che questo insieme è numerabile, però una volta che questo insieme è numerabile poi è molto semplice dimostrare che è così. Allora, come si fa? Si faceva così, si andavano a scrivere le frazioni ordinate per riga e per colonna. Per riga si mettevano le frazioni ordinate, scusate, intersecato 0, quindi solo i razionali così. Quindi prima si mettevano i numeri naturali, cioè le frazioni con denominatore 1, poi si mettevano quelle con denominatore 2, poi si mettevano quelle con denominatore 3. Abbiamo già fatto qua, ripetita aiuta, e così via. Quindi voi, se volete trovare la frazione 5 settimi, andate sulla riga 7, andate sulla colonna 5 e trovate la frazione 5 settimi. Qual è un modo per metterle in corrispondenza più univoca con i numeri naturali? Era di percorrere questo quadrante infinito a zigzag, cioè andare da qui a qui, poi andare in diagonale, poi scendere sulla diagonale di sotto, poi andare in diagonale, stavolta dal basso verso l'alto, e così. Oh, questa è una corrispondenza biunivoca a patto che si saltino le frazioni ripetute, cioè per esempio 1 e 2 mezzi si salta, 2 mezzi si salta perché già c'era una frazione equivalente prima. Quindi ogni volta che si va a leggere una nuova frazione si deve prima controllare che non sia equivalente a una delle precedenti, altrimenti la si esclude. Quindi per esempio 1 e cioè un mezzo e 2 quarti, anche 2 quarti che ha saltato, perché già c'era un mezzo prima, e così via. Una volta fatto questo schema qui, si prende la prima frazione e si dice che è la numero 1, questa è la numero 2, questa è la numero 3, questa è la numero 4, questa è la numero 5, eccetera, eccetera. Alla fine, se ci andate a riflettere un attimo, questo è esattamente un modo di costruire una corrispondenza biunivoca tra i razionali maggiori di 0 e n. E quindi questo vuol dire che passando da n a q la cardinalità non aumenta. Ora andiamo a vedere invece, questo non l'abbiamo visto, che io mi ricordo, non l'abbiamo visto. R non è numerabile. Ok? Allora, supponiamo per assurdo
che esista una corrispondenza più univoca, in questo caso lo schio corrispondenza potete anche dire funzione più univoca, stessa cosa in questo contesto. Per esempio tra R intersecato 0, 1 e qua per semplicità prendo i numeri reali tra 0 e 1. Se non c'è, se non sono numerabili questi, non sono numerabili neanche questi, perché questo insieme è più grande. Ok? Allora avremo questa corrispondenza più univoca, come sarà fatta? 1 corrisponderà al numero omega 1, 2 corrisponderà al numero omega 2, così. E questa lista mi dovrebbe esaurire tutti i numeri reali tra 0 e 1. Allora, se andiamo a scrivere, però un numero reale ha una espansione decimale, siccome è compreso tra 0 e 1 comincerà con 0, e poi ci saranno le cifre decimali. Le cifre decimali le chiamo alfa 1 1, alfa 1 2, alfa 1 3, alfa 1 4. Secondo, le cifre decimali le chiamo alfa 2 1, alfa 2 2, alfa 2 3. Perché devo mettere due indici? Perché un indice mi dipende dal numero e l'altro indice mi dipende da quale cifra decimale sto considerando. Facciamo, scriviamo almeno un altro, omega 3 uguale 0, alfa 3 1, alfa 3 2, alfa 3 3. Uno potrebbe dire: ma questa espansione decimale, mi ricordo, tu mi hai detto che non è unica. Sì, l'espansione decimale non è unica, però questo poteva capitare solo se uno di questi numeri era razionale e se era soltanto quando aveva al denominatore solo, insomma, aveva un'espansione decimale limitata e l'altra era periodica che finiva con tutti. Okay? Quindi per esempio 0,2 e 0,19 periodico erano due espansioni decimali corrispondenti allo stesso numero. In quel caso noi ci possiamo mettere d'accordo di usare per esempio sempre l'espansione decimale limitata. Okay? Adesso se ci fosse questa corrispondenza, io devo far vedere che questo è assurdo. Cioè devo tirare fuori, come faccio a dimostrare l'assurdo? Basta tirare fuori un numero reale tra 0 e 1 che in questa lista non c'è. Allora, quale sarà questo numero reale oggi? Basterà prendere un numero fatto in questo modo: 0, gamma 1, gamma 2, gamma 3, queste sono le cifre. Come le scelgo queste cifre? Beh, gamma 1 la prendo diversa da alfa 1, 1. Ok? Gamma 2 la prendo diversa da alfa 2 2, gamma 3 la prendo diversa da alfa 3 3. Ok? Allora, perché le prendo diverse? Perché allora, se la prima è diversa da questa, vuol dire che omega non può coincidere con omega 1, perché vado a confrontare la prima cifra decimale, è già diversa. Quando invece vado a a prendere gamma 2, gamma 2 è diversa da alfa 2 2. Allora questo cosa mi dice? Mi dice che omega è diverso anche da omega 2, perché se mettiamo che con omega 1 già ho visto che era diverso, quando vado a confrontare con omega 2, la prima cifra decimale che l'ho fissata potrebbe essere uguale, ma la seconda, siccome l'ho fissata diversa da alfa 2 2, sicuramente è. Quindi la prima la prendo diversa da questa, la seconda la prendo diversa da questa, la terza la prendo diversa da questa. Vedete, queste sono le cifre disposte lungo l'asse diago?
chiaro. E andando avanti in questo modo è sicuro che questo omega non è né omega 1, né omega 2, né omega 3, né omega 4. Cioè in questa lista non compare. E quindi questo è il ragionamento che dimostra che i numeri reali, già quelli soltanto compresi tra 0 e 1, ma vale la stessa cosa anche per i numeri, tutti i numeri reali, non sono un insieme come numerati. Quindi dal punto di vista degli infiniti, noi finora conosciamo soltanto due tipi di infiniti. In realtà ce ne sono quante ne volete, però noi conosciamo soltanto due tipi di infiniti. L'infinito numerabile che abbiamo introdotto nella prima lezione quando abbiamo parlato dei numeri naturali, ok? E poi ci sono, anche quando abbiamo costruito Z, l'insieme cresceva come insieme, aveva più proprietà perché potevo fare anche la sottrazione, quando arrivavo a Q era addirittura un campo, però dal punto di vista di quanti elementi aveva, della cardinalità dell'insieme, si dice in matematica, erano due infiniti perfettamente uguali. Erano due infiniti numerati entrambi. Invece quando abbiamo costruito Q, la costruzione di Q ci dà un insieme per la prima volta non numerabile. Allora si dice che R ha la cardinalità del continuo. In matematica si scrive che la cardinalità di Q è uguale ad Aleph con 0, invece la cardinalità di R è uguale ad alfa, ok? Va bene. Oh, questo è quello che ci serve per quanto riguarda le cardinali. Non ci servirà altro. Noi insiemi diciamo che abbiano una cardinalità superiore a quella di R praticamente non li incontreremo. Però esistono, eh? Un esempio molto semplice, ecco, una cosa che va detta, giusto per chiudere questo argomento. Se vi ricordate, quando io avevo un insieme X, potevo costruire l'insieme delle parti. L'insieme delle parti è l'insieme di tutti i sottoinsiemi di X. Se vi ricordate anche, avevo provato a fare l'insieme delle parti con un insieme di tre elementi, se vi ricordate ne venivano 8. Se io prendo per esempio x e l'insieme 0, 1 e 2, l'insieme delle parti di x chi è? È il vuoto, l'insieme che contiene solo 0, l'insieme che contiene solo 1, l'insieme che contiene solo 2, poi ci stanno gli insiemi che contengono 0 e 1. 1 e 2, 0 e 2 e poi l'insieme stesso, 0 e 1. Questi sono tutti sottoinsiemi di X, li ho dovuti mettere su due righe, ma questi sono i sottoinsiemi di X. Perché sono 8? 8 è chiaro che è 2 alla 3. Perché sono 2 alla numero di elementi di partenza? Questo vale se la cardinalità dell'insieme di partenza è finita. È perché io per ogni elemento ho due possibilità, o appartiene al sottoinsieme o non appartiene. Le possibilità si moltiplicano, gli elementi erano 3, quindi le possibilità sono 2. Chiaro? Ora, questo discorso come si può in qualche modo diciamo adeguare quando la cardinalità dell'insieme di partenza è infinita? Praticamente quello che succede, che si può dimostrare, è che quando vado a fare l'insieme delle parti di un insieme di cardinalità infinita ha sempre una cardinalità superiore. Praticamente l'insieme delle parti di Q avrà una cardinalità che sarà quella di R. L'insieme delle parti di R, quindi tutti i possibili sottoinsiemi di R, non hanno la cardinalità del continuo, avranno una cardinalità ancora superiore. La chiameremo per esempio alfa con 2 e così via. Però anche lì non c'è un tetto massimo. Non è possibile stabilire un tetto massimo, non c'è un infinito più grande degli altri.
è sempre possibile, in base a questo ragionamento, costruire un, diciamo, un insieme più grande. Se tu parti da un insieme, prendi l'insieme di tutti i sottoinsiemi, avrà una cardinalità maggiore. E vabbè, questo però, diciamo, va troppo verso la teoria, quindi a noi ci interessa fino a un certo punto. Adesso andiamo a fare qualche altro esercizio invece su qualche altra successione. Allora, noi avevamo introdotto le forme indeterminate. Alcune forme indeterminate le abbiamo già risolte. Per esempio, quando noi scriviamo che il limite per n che tende a più infinito, cioè di radice di n alla 6 più 1 fratto n quadro più 3, questo qui fa più infinito. Perché fa più infinito? Perché, come al solito, si poteva mettere in evidenza qualche cosa. Allora, se metto in evidenza n cubo sopra, qua mi viene radice di 1 più 1 su n alla 6, sotto mi viene n al quadrato che è 1 più 3 su n quadro, e allora vedete che il limite è diventato molto più semplice. Perché? Allora, questo tende a 1, perché 3 costante su infinito va a 0, più 1 va a 1, questo pure tende a 1, la radice quadrata è più piccola di lui ma è maggiore di 1, quindi sicuramente tende a 1, e qua invece mi rimane, semplificando, mi rimane una n al numero, quindi abbiamo n che va a infinito per una quantità che tende a 1. Similmente, la situazione, se vi ricordate, era un po' più complicata. Mettiamo, allora, supponiamo di provare a fare questo limite. Limite della radice quadrata di n alla quarta più 1 meno la radice cubica di n alla sesta più 1, poi ci mettiamo fratto n all'altro, vediamo, no scusate, cominciamo a fare questo limite qua senza nulla. Ok? Ok. Allora, questo qua è un limite abbastanza più complicato. Stavolta abbiamo questa quantità che tende a più infinito, quest'altra quantità pure tende a più infinito, quindi abbiamo anche qui una forma indeterminata tipo infinito meno infinito. Ok? Allora, facciamo prima un limite a parte. Proviamo a fare questo limite qua.
Okay. Allora, questo qui sappiamo come farlo. Questo era un trucco che abbiamo visto l'altra volta. Dobbiamo fare il limite per n che tende al più infinito. Questo è a meno b, basta moltiplicare per a più b. Quindi sopra verrà a 4 n alla quarta più 1 meno n alla quarta. Sotto verrà a più b, la radice di n alla quarta meno più n quadro. E stavolta quanto viene? Stavolta è facile, perché questo n alla quarta si semplifica e quindi qua mi viene 1 e sotto tende all'infinito, quindi questo limite è chiaro che fa 0. Ok? Proviamo a fare quest'altro limite. Stavolta faccio radice cubica di n alla 6 più 1 meno n quadro. Per quale motivo? Se riesco a fare quel limite, poi il limite di sopra sarà la differenza tra questi due. Se andate a fare la differenza, però stavolta io che cosa ho? Ho a meno b, e io vorrei fare diventare questo qua a cubo meno b cubo. Si può fare, basta moltiplicare per a quadro più ab più b quadro. Questo è un altro trucco che si conosce bene, diciamo dalla un'attività che si conosce bene. Quindi questo qua lo posso scrivere come il limite per n che tende a più infinito di adesso quando faccio il cubo della radice cubica fa n alla 6 più 1, poi viene meno n alla 6, sotto mi viene radice cubica di n alla 6 più 1 più n quadro, scusate, a quadro, quindi n6 più 1 al quadrato, poi più n quadro per la radice cubica di n alla 6 più 1. Più n alla 2. Comunque qui non abbiamo forme indeterminate, diciamo, perché qua abbiamo 1 sopra, qua va più infinito, più infinito, più infinito, e quindi la somma sotto va a più infinito. 1 fratto una cosa che diverge positivamente tende a 0, potremmo anche dire tende a 0 più. Ok? Oh. Però quindi questo limite, essendo la differenza di questi due, mi fa 0. Proviamo però a moltiplicare il tutto per n quadro. Sapete adesso dire il risultato quanto fa? E stavolta non fa 0. Perché? Allora, questo qui abbiamo visto che tendeva a 0. Questo stavolta adesso tende a più infinito. Quindi ritorniamo un'altra volta a una forma indeterminata. Bisogna fare il conto. Allora, come possiamo fare? Possiamo provare a rifare i limiti di prima moltiplicando tutto per n quadro. Se io faccio, questa era la somma di due limiti, era prima di moltiplicare per n quadro, il limite solo senza l'n quadro, questo limite qua era a più b. A più b facevano entrambi 0, quindi fa 0. Se moltiplichiamo per n quadro, possiamo provare a moltiplicare per n quadro sia questo che questo e vedere che succede. Se moltiplico per n quadro qui, che succede? No, deve, cioè, sentiamo, moltiplichiamo per n quadro, moltiplichiamo per n quadro, che succede?
qua dovete sviluppare un pochettino di più. Io dico che si vede a occhio che cocktail non è uno. Allora lo riscrivo qua. Sopra c'è un n quadro e sotto c'è un radice di n alla quarta più 1 più n quadro. Ah, quindi non è 1, eh? Un mezzo. Perché è un mezzo? Perché io posso mettere in evidenza n quadro anche sotto. Quando vado a mettere in evidenza n quadro, che mi succede? Qui mi viene 1 e qui però sotto la radice l'n quadro diventa n alla quarta. Adesso n alla quarta più 1 fratto n alla quarta tende a 1. 1 più 1 fa 2, n quadro si semplifica e rimane mezzo. Adesso invece se andiamo a moltiplicare questo per n quadro, che succede? Non succede niente, perché stavolta sopra questo si semplifica, rimane 1 e c'è un n quadro. Ma sotto stavolta che cosa trovo? A parte questi che sono positivi, già qua c'è un n alla quarta. N quadro fratto n alla quarta tende a 0 come prima. Chiaro? Quindi, no, quanto qua questo? Se moltiplico tutto per n quadro, il limite sarà di nuovo la somma di questo limite più questo limite. Il primo fa un mezzo, il secondo fa 0. Tutto qua, un mezzo. Come vedete, uno si può cominciare a sentire un po' sperso, perché a seconda dei casi dice: ma io quale artificio devo applicare? Se mi trovo questo davanti, allora qua il professore se l'è cavata passando, aggiungendo e sottraendo. Però in realtà il professore nascostamente, per questo è il motivo per cui gli esercizi sui limiti per ora non ne faremo tanto. Nascostamente cosa sta facendo? Il professore sta facendo questo. Quando tu devi fare la radice di n alla quarta più 1, allora tu devi fare n quadro che metti in evidenza per la radice di 1 più 1 su n alla quarta. Allora questo qua si può vedere, allora 1 più x alla 1 mezzo. Allora vi ricordate che 1 più x alla n per il binomio di Newton fa 1 più nx più n su 2 x quadro più, ci sono altri pezzi, però diciamo immaginate che x sia molto piccolo, gli altri pezzi immaginate di poterli trascurare, perché il fatto che ci sia la potenza di x, per esempio se x è 10 alla meno 9, gli altri pezzi, questo è 10 alla meno 18, gli altri pezzi sono ancora più piccoli. Allora 1 più x alla un mezzo vedremo più in là, questo il professore già lo sa, perciò che è uguale a 1 più un mezzo x più per esempio quello che viene dopo è un mezzo n per n, come qua n per n meno 1 diviso 2, quindi un mezzo per meno un mezzo diviso 2, quindi viene meno 1 ottavo x quadro più altri pezzi. Allora proviamo a applicare in questo caso, a questo caso, e vedere che succede. Viene n quadro per 1 circa, diciamo 1 più 1 su 2n alla quarta, e noi ci siamo fermati qua perché gli altri pezzi li abbiamo trascurati, diciamo circa, e mi fermo qua. Allora quando ci abbiamo tolto n quadro, quello che rimane cos'è? N quadro per 1 su 2n alla quarta fa 1 su 2n quadro. Quando lo moltiplichiamo per n quadro faceva un mezzo. Ok? Per capirci,
Allora, se io già so questo schema, quindi già so come sviluppare una certa funzione con diciamo McLaurin, quando lo sapremo fare, allora già so dove voglio andare a parare. Però un'altra cosa, un altro parametro da fissare subito è che perché io ho separato le cose? Ho separato le cose perché io devo andare a cercare di capire quanto vale questo infinito, cercare di capire quanto vale questo infinito. I due infiniti grosso modo valgono n quadri, questo e quello. Il problema è che ci sono delle correzioni, perché questo valeva esattamente n quadro se qua c'era n alla quarta, la radice quadrata di n alla quarta fa n quadro. Se qua ci fosse, non ci fosse stato l'1, la radice cubica di n alla 6 pure fa n quadro. Allora, questo è il motivo per cui io innanzitutto ho separato le due cose, quindi concentrato l'attenzione solo su questa funzione oppure solo su questa funzione. Poi cosa ho fatto? Ci ho tolto il primo termine, perché il primo termine già so quanto fa, farà n quadro, voglio solo le correzioni. Allora, per trovare le correzioni veniva subito un artificio che ti dava più o meno quello che rimaneva quanto valeva. E quello che rimane è circa 1 su 2 n quadro, infatti lo moltiplico n quadro. Poi ci saranno ulteriori, diciamo, se vuoi capire quello che rimane dopo questo, dovresti ripartire togliendoci, invece di toglierci solo n quadro, ci dovresti togliere anche meno 1 su 2 n quadro, andare a fare dei conti più precisi e scoprirai che il termine successivo sarà meno 1/8 n alla 8. Termine successivo meno 1/8 x quadro, x quadro, x era 1 su n alla 4, quindi il termine successivo sarà 1 su n alla 8. Diciamo che piuttosto che fare tanti artifici caso per caso, qualcuno lo faremo, che qualcuno è utile vedere, però sarà utile più in là acquisire appunto un metodo generale che, una volta conosciute bene alcune funzioni elementari e i loro sviluppi di Taylor, in particolare quelli di punto iniziale 0 che si chiamano sviluppi di McLaurin, una volta fatto quello sarà molto più agevole andare a rivisitare i limiti, anche quelli di successione. Andiamo però a farne un altro di limite. Ecco, questo limite lo voglio fare perché è abbastanza carino. Facciamo questo qui, prendiamo a con n uguale 1 più 1/2 più 1 su n meno logaritmo n. Allora, qual è il problema di questa successione? È che qua, se noi togliessimo questo termine, allora qual è il limite? Vediamo un po'. Il limite per n che tende a infinito di logaritmo n. Che cos'è il logaritmo di x? Cosa intendo quando scrivo logaritmo naturale di x? Questa è una funzione che non abbiamo ripassato, poi oggi magari la ripassiamo un po', sempre per quello che possiamo, perché non abbiamo fatto ancora derivate, però abbiamo fatto il minimo. Qual è il grafico della funzione logaritmo naturale di x? Allora, il logaritmo naturale di x è l'inversa della funzione e alla x. Allora, come è fatta la funzione e alla x?
ok? È una funzione che si chiama esponenziale. Poi magari apriamo una digressione perché ne vale la pena. Oh, si chiamerebbe esponenziale anche se la base non fosse e. Per esempio, se io come base ci metto 2, la funzione 2 alla x si chiama esponenziale lo stesso. Si chiama esponenziale perché x compare all'esponente. In realtà questa funzione noi la sappiamo calcolare sicuramente se x è un numero razionale. Allora, immaginate innanzitutto di avere una base più semplice, per esempio 2 alla x. La riscrivo qua, un'altra funzione 2 alla x. Questa funzione esponenziale, per esempio, si dice da un tempo di raddoppiamento, cioè si immagina che se la x indica un tempo, allora ogni volta che ti sposti verso destra di 1, cosa succede alla funzione? La funzione viene moltiplicata per 2. Qui succede la stessa cosa, semplicemente che la funzione per raddoppiare non ti devi spostare verso destra di 1, ma di logaritmo in base di 2, che è circa 0,7. Quindi stavolta ogni volta che ti sposti verso destra di circa 0,7, allora il valore della funzione è la stessa. Ovviamente ogni volta che ti sposti verso sinistra di 0,7, la funzione circa si dimezza. Chiaro? Ok. Noi naturalmente i valori di queste funzioni qua, di tipo esponenziale, li possiamo definire facilmente quando x per esempio è un numero razionale. Per esempio 2 alla 3 quinti, cosa bisogna fare? La radice quinta di 8, e così. 2 alla meno 3 quinti, che è il reciproco di 2 alla 3 quinti, e così. E quindi si vanno a riportare i valori e si vede che più o meno i valori sono fatti in questo modo. Ma dice, ma qua ci sono anche i valori definiti sui numeri reali, ma se 2 alla radice di 2 come si fa? Radice di 2 ha infinite cifre decimali, mica posso fare una potenza con... Si fa per approssimazione, come si è sempre fatto, cioè si osserva che questa funzione cresce quando si sposta. Allora 2 alla radice di 2 sarà compreso tra 2 alla 40, alla 1,41 e 2 alla... 2 alla radice di 2 sarà compreso tra 2 alla 1,41 e 2 alla 1,42. Se ne voglio un valore più preciso farà 2 alla 414 e 2 alla 2 alla 1,414 e 2 alla 1,415 e così via. Quindi si fa per approssimazione. Naturalmente, una volta fatto questo si dovrebbero dimostrare certe proprietà, che la funzione è continua, che la funzione eccetera eccetera, ma noi non sappiamo ancora che cosa sia. Comunque, quello che possiamo anticipare è che il grafico viene fatto così. I grafici delle funzioni esponenziali si assomigliano più o meno tutti, semplicemente sono un po' più dilatati in orizzontale, ma sono sostanzialmente tutti lo stesso, tutti quanti in zero valgono, passano per 1. Ma può capitare che la funzione esponenziale sia decrescente? Può anche capitare, però in quel caso la base deve essere compresa da 0 e 1. Cioè se la base è 1, 1 alla x qua, no? Se la base è per esempio un mezzo, la scrivo qua perché quello là lo voglio preservare, perché no? Allora la funzione è base. Questa funzione qua, il grafico di questa funzione, per esempio, è un mezzo alla x.
per quale motivo stavolta la funzione scende? È perché stavolta ogni volta che mi sposto verso destra di 1, la funzione, il valore della funzione viene moltiplicato per 1. Ora, questa funzione cosa fa? Chi ha come dominio e chi ha come codominio? La funzione esponenziale è definita su tutto f. Invece il codominio, se ci fate caso, sono i valori positivi. Perché se voi prendete, vedete che proiettate sull'asse y, vedete che ottenete che le frecce colpiscono tutti i numeri sull'asse y che hanno coordinate positive, ma non colpiscono mai, i valori non sono mai negativi. Questo perché moltiplicando e un certo numero di volte è chiaro che il risultato è così. Allora, per fare la funzione inversa cosa bisogna fare? E da un punto di vista grafico, se vi ricordate, bisogna leggere quel grafico dalla, diciamo, immaginate che sia stampato su una pagina di carta guardandolo dalla parte opposta e scambiando la y con la x, e si ottiene un grafico fatto. Questo grafico qui è quello che si chiama la funzione logaritmo naturale. Il logaritmo naturale è l'inversa della funzione esponenziale quando la base è e. Allora, quindi vedete che il logaritmo naturale di 1 vale 0, il logaritmo naturale di e vale 1 e così. Ora, in verità, quando uno disegna, gli viene sempre, diciamo, spontaneo disegnare i grafici in maniera tale da staccarli dall'asintoto, quello che vedremo si chiamerà asintoto. In verità, per la funzione esponenziale, la funzione esponenziale qui scende talmente velocemente che praticamente il valore, già quando siamo a poche unità negative, per esempio 2 alla meno 10 fa un 1024esimo e alla meno 10 fa ancora meno, e quindi praticamente quel il grafico da questa parte si confonde quasi subito con l'asse dell'ascissa. Anche qui il grafico si quasi attacca all'asse delle ordinate abbastanza in fretta quando scendiamo verso il basso. Chiaro? Oh. Due, l'inverso della funzione 2 alla x chi sarà? Sarà il logaritmo in base 2 di x. Il logaritmo in base 2 di x fa pure così, un andamento più o meno molto simile a quello della funzione esponenziale. Chi è il logaritmo in base 2 di x? Matematicamente è definito come quell'esponente, cioè quel valore tale che tu debba fare 2 alla y per ottenere x. Ora, questo l'abbiamo voluto anticipare, però questi grafici li lasciamo, poi ci torniamo dopo la pausa. Vediamo se abbiamo il tempo di fare la successione. Sì. Allora, su questo discorso della funzione esponenziale, così passiamo anche almeno la funzione esponenziale da un punto di vista elementare, e andiamo a vedere quella successione lì. Prima cosa, se io facessi solo il limite di logaritmo di n, quanto farebbe? Da quello che abbiamo detto,
Quanto può fare? Più infinito. Per quale motivo? E uno dice, uno potrebbe dire, ma sai, io questa qua sale, però non è chiarissimo se continua a salire, se c'è una sinusoide. No, no. Qua aiuta molto di più la definizione. Fatelo con il logaritmo in base 2. Allora, ogni volta che x raddoppia, il logaritmo in base 2 aumenta di 1. Logaritmo in base 2 di 8 fa 3, logaritmo in base 2 di 16 fa 4. Però è evidente che ogni volta che io posso sempre raddoppiare un numero, quindi il logaritmo può sempre aumentare di 1. E quindi il logaritmo può diventare grande quando mi pare. È chiaro che, per esempio, se voglio ottenere un logaritmo più grande di n, cosa devo fare? Devo prendere x, qui lo devo prendere maggiore di 2 alla n. E qua basterà prendere maggiore di e elevato a n. Se x è maggiore di e elevato a n, il logaritmo sarà maggiore di n. Fine. Questo dimostra che il logaritmo di n tende a più infinito. È evidente. Quindi, se andiamo a fare la somma di questi altri elementi qua, qua sarebbe un po' più difficile, però si può dimostrare che la somma di quegli elementi là per diciamo fino a n, quando n aumenta, tende a più infinito. Sarà questo ragionamento, lo faremo quando faremo le serie, ma diciamo sarà comunque, adesso siccome noi dimostreremo che questa successione tende a un numero finito, è evidente che questa qua deve tendere a più infinito, altrimenti non ci sarebbe forma indeterminata. L'unica speranza, allora, siccome questa tende a infinito, meno davanti tenderà a meno infinito. L'unica speranza per far convergere è che quest'altra tende a più infinito, altrimenti sarebbe evidente. Allora, come facciamo, secondo voi, come si può fare a dimostrare che questa successione converge? Allora, proviamo a vedere se questa successione fosse per caso monotona. Perché noi sappiamo che le successioni monotone sono convergenti. Allora, andiamo a vedere. Per valutare se questa successione è monotona, cosa dobbiamo fare secondo voi? Ah, io comincerei a fare a con n più 1 meno a con n. Allora, chi è a con n più 1 meno a con n? Vediamo un po' se lo sapete fare. Quanto fa a con n più 1 meno a con n? Allora, 1 su n più 1 è corretto, poi io direi più logaritmo di n meno logaritmo di n più 1. Chiaro? Allora, questo quanto fa? Fa 1 su n più 1 meno logaritmo di n più 1 fratto n. Ok? Questo perché il logaritmo di a su b è uguale al logaritmo di a meno logaritmo di a. Ecco, da dove viene questa proprietà? Viene dalla proprietà delle potenze che dovreste aver ripassato più volte. 2 alla x per 2 alla y fa 2 alla x più y. Quindi, se faccio il logaritmo di 2 alla x più y, questo fa x più y. Per definizione, logaritmo in base 2, che è uguale a logaritmo in base 2 di 2 alla x
più logaritmo in base 2 uguale a y. Ora questo è tutto quello che vi serve da ricordare sulle potenze e sui logaritmi. Quando faccio il prodotto di due potenze con equal base, gli esponenti si sommano. Quando faccio il logaritmo in vale in qualunque base di un prodotto, il logaritmo viene la somma dei logaritmi. Se questo lo chiamate A, questo lo chiamate B, questo è A per B, quindi viene il logaritmo di A per B uguale diciamo la somma del logaritmo di A più la somma del logaritmo e vale in qualunque base. Ok? Quindi abbiamo ricavato questo. Adesso ci rimane da capire se questa quantità sia per caso positiva o negativa. Ok? Allora, facciamo una cosa, modifichiamo la successione. Faccio un piccolo artificio, dico solo questo e poi facciamo pausa. Qua la successione, quella di partenza, la facciamo dopo. Ok, allora, prendiamo questa successione qua. A con n uguale 1 più 1 su n meno logaritmo, ci vogliamo mettere, di meno logaritmo di n più 1. Vediamo un po'. Questa la chiamo b con n, perché ovviamente è una successione diversa. Oh, invece di mettere logaritmo n, ho messo logaritmo di n più 1. Adesso quando vado a fare b con n più 1 meno b con n, quanto fa? Allora, 1 su n più 1 come prima, poi qua verrà meno logaritmo di n più 2 su n più 1, o no? Semplicemente. Quindi posso anche riscriverlo così, come 1 fratto n più 1 meno logaritmo di 1 più 1 fratto n più 1. Allora, torniamo al grafico della funzione, questa qua. Allora, qui, se io vado a prendere la funzione questa retta qui, chi è? È la retta y uguale x meno 1. Quindi io so che la funzione logaritmo x, lo dimostreremo magari in seguito, però è sempre minore o uguale di x meno 1. Questa è una disuguaglianza sempre vera. Oppure posso anche scrivere così, logaritmo x lo chiamo 1 più t, il logaritmo di 1 più t è minore o uguale di t. Ma questo che cosa significa?
questo non è proprio, posso chiamarlo t, logaritmo di 1 più t è meno o uguale a t, quindi questo qua è maggiore o uguale a 0. Quindi io so che questa successione cresce, la b con n, quindi la b con n crescendo ha limite, questo lo so. Poi il limite potrebbe essere finito, potrebbe essere non finito, però so che cresce, ok? In realtà questa successione qua, almeno se n è grande, decresce. Quindi una sale e una scende. Quello che possiamo, questo perché? Perché stavolta questo logaritmo qua lo possiamo scrivere come 1 più 1 su n. Stavolta, allora voi vedete anche da questo grafico qui, vedete che se t è abbastanza piccolo, è vero che il logaritmo di 1 più t è più piccolo di t, però vale circa t. Allora, se questo vale circa 1 su n, 1 su n stavolta è più grande di 1 su n più 1. Quindi, poi lo dimostriamo per bene, magari dopo la pausa. Però si può vedere abbastanza facilmente che questa volta la differenza è negativa. Allora, questa scende e questa sale. Allora io dico che già così si può affermare che quella successione di partenza c'ha limite e il limite è finito. Per quale motivo? Andiamo a fare la differenza delle due successioni. Scusate se mi dilungo un attimo, facciamo la pausa tra due minuti. Andiamo a fare il limite di a con n meno b con n. Quando faccio a con n meno b con n, se vi ricordate la definizione di a con n, cosa viene? Viene innanzitutto noi sappiamo che a con n è sempre più grande di b con n. Per quale motivo? A con n è questa quantità meno logaritmo di n, b con n è la stessa quantità meno qualcosa un po' più grande, perché il logaritmo di n è più 1 un po' più grande, quindi quando ce lo vado a togliere mi viene qualcosa un po' più piccolo. Poi sappiamo che b con n sale mentre a con n scende. Che vuol dire? Che questa qui scende ma è limitata dal basso. Perché è limitata dal basso? Per esempio sono tutti maggiori di b con 1. Perché questa qua scende ma con n, per esempio a con 7 è maggiore di b con 7 che è maggiore di b con 1. Allo stesso modo b con n sale ma è limitata dall'alto. Cioè voi ce ne avete una che sale e una che scende. Quella che sale è sempre più grande di quella che scende. È ovvio che questa è limitata dal basso e questa è limitata dal basso. Che significa che le due successioni hanno entrambe limite. Ma non solo, quando vado a fare la differenza chi è? È il logaritmo di n più 1 fratto n. Perché quando vado a fare la differenza viene il logaritmo di n più 1 meno logaritmo di n, cioè il logaritmo è la differenza. Ma questo ci manca limite, ma questo lo vedremo meglio quando faremo le funzioni continue, però tende a 0. Si può capire che tende a 0 perché n più 1 su n tende a 1, mano a mano che mi avvicino ad 1 il valore della funzione logaritmo si avvicinerà a 0. La dimostrazione precisa la potremo fare solo quando faremo il funzione. Però questo limite vale 0. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che siccome io già da questo ragionamento so che le due successioni hanno limite, so che
una sale e l'altra scende, il limite è lo stesso perché il limite della differenza è 0. Se avessero due limiti diversi, il limite della differenza varrebbe L1 meno L2. Quindi queste due successioni hanno lo stesso limite. Quindi se io la scrivo nel modo originale o se la scrivo in quest'altro modo qui, in realtà il limite è lo stesso. In quel caso la successione, da almeno da un certo punto in poi, scenderà. In questo caso abbiamo sempre visto che la successione è monotona, scende. Oh, questo limite poi, per valutarlo, basta andare a scrivere un po' di elementi. Se tu vai a scrivere i primi elementi, ti accorgi facilmente che il numero è compreso tra 0 e 1. Il limite di questa successione si chiama gamma e si chiama una costante, si chiama costante di Eulero o costante di Eulero mascherone. Non è la E, non è il numero di Nevers. Qua si chiama costante di Eulero mascherone. 0,53 euro, se ricordo bene. Ok, adesso possiamo fare qua.